Diario di bordo di un viaggio infernale dentro la tempesta del coronavirus, una piaga che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il mondo e che vede l'Italia purtroppo come il paese più colpito dopo la Cina. Anche questa settimana puntata speciale di In Cronaca, dedicata al racconto di quanto accaduto in Abruzzo attraverso i servizi andati in onda nei nostri TG, ma anche attraverso contributi sparsi qua e là di riflessione e di speranza, ribadendo ancora, se ce ne fosse bisogno, che l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus è quella di stare il più possibile a casa, evitare contatti e relazioni e ricorrere a pochi ma fondamentali accorgimenti come lavarsi spesso le mani ed utilizzare dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine. Siamo a Pescara, questa è via Nicola Fabrizi, che è una delle vie commerciali della città. Non c'è quasi nessuno, c'è gente con mascherine, vedete che solo le farmacie sono aperte. Gli altri negozi sono rimasti chiusi alla luce del decreto di ieri della Premier Conte. Ma come questi negozi hanno preso la notizia? Decisamente bene, con grande senso di civiltà. Guardate, cari clienti, data la situazione non riusciamo più a garantire un orario regolare, ma accetteremo prenotazioni, però poi oggi l'attività resterà chiusa. Quindi questo è un aggiornamento di questo negozio che ha chiuso oggi, ma ce ne sono tanti altri ancora. L'atmosfera è surreale lungo via Nicola Fabrizi, una strada trafficata di Pescara, una delle zone, come vi dicevo prima, più commerciali della città. Bene, ora non si sgarra più. Ci sono i negozi che non vendono beni di prima necessità che devono restare chiusi, come ad esempio quelli di vestiti. Ma io voglio farvi vedere una cosa. Voglio farvi vedere ad esempio questo esercizio commerciale. L'Abruzzo nel cuore, noi ci fermiamo responsabilmente e fate bene, ricordiamo che per uscire occorre anche a piedi un'autocertificazione per andare in farmacia o a fare la spesa o comunque per questioni sanitarie e per questioni di emergenza, se no tutti a casa. Dobbiamo essere vicini, seppur a distanti, per le norme, mai come adesso, affinché nel più breve tempo possibile possiamo tornare ad abbracciarci davvero, noi che siamo un popolo molto caloroso, anche gli abruzzesi. Vedete, non c'è praticamente nessuno, solo questa bottega che è rimasta aperta, perché si tratta di generi alimentari, ma per il resto tutto chiuso. La situazione è surreale, ma soprattutto la sera, il pomeriggio, quando le luci si spengono e la via, che solitamente è sempre trafficata, diventa buia. È vero, il problema c'è e si vede, però non sono una persona ipocrita, stiamo lavorando, però è anche vero che ci sono tante persone, soprattutto in questa zona, molto anziane, che altrimenti non saprebbero come fare. Stiamo aiutando in questo senso, portiamo la spesa e facciamo tutto il possibile che si può fare. Insomma, solidarietà soprattutto in questo periodo. Le ripeto, solidarietà certamente, stiamo lavorando di più, però ci stiamo mettendo veramente anche l'affetto per i nostri clienti. Io vorrei concludere così: da Pescara Centro, noi siamo a casa per quanto possibile. E noi cerchiamo di fare il nostro lavoro per quanto possibile, ovviamente, rispettando le regole e lavorando anche da casa attraverso il cosiddetto lavoro agile. Un ospedale dedicato alla terapia intensiva allestito in tempi record. Anche se il grande e solido container realizzato 11 anni fa dalla Protezione Civile a ridosso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila in occasione del G8 non è mai stato smantellato dopo l'uscita dall'emergenza, per poter adesso diventare un vero e proprio centro per la terapia intensiva è stato riconvertito e risistemato. Operai al lavoro negli ultimi giorni per renderlo in grado di ospitare strumenti e protocolli dedicati alla terapia intensiva. Questa mattina
ultimi ritocchi, aria condizionata, computer, ventilazioni, macchinari per il monitoraggio dei pazienti. Ai primi 3 posti di terapia intensiva già messi a disposizione nei giorni scorsi saranno affiancati altri 6 posti letto e 24 di terapia subintensiva. Non solo, nella struttura sarà in funzione anche una sala operatoria per i pazienti malati di Covid-19, una chicca come la definisce l'assessore regionale Guido Quintino Liris. Questa struttura, sala operatoria e posti di terapia semi-intensiva ed intensiva danno la possibilità di gestire l'emergenza senza contaminare l'ospedale, che è la cosa più importante. L'assessore Liris fa anche il quadro per quanto riguarda i casi conclamati e non i sospetti contagiati di positività al coronavirus all'Aquila. All'Aquila non ci sono stati casi di contagio, se non dei casi arrivati da fuori provincia. C'è stato qualcosa nella Marsica, in particolar modo Pescina ed Avezzano. Sono casi che comunque sono stati ricoverati nell'ospedale dell'Aquila. È una gestione che ancora ci consente di ragionare su piccoli numeri e quindi vengono tutti fino ad oggi gestiti a malattie infettive. Per quanto riguarda la capacità del sistema sanitario aquilano, l'assessore specifica che la ASL è pronta anche a potenziare altri reparti. Con una struttura come questa del G8, che ripeto stiamo parlando di più di 30 posti letto, aumentabili in termini di emergenza, i quali, se dovesse accadere l'impensabile, si sommerebbero anche i 12 posti di malattie infettive. C'è anche la possibilità di ampliare la pneumologia con posti per l'assistenza respiratoria. Dovremmo non solo essere autosufficienti come provincia dell'Aquila, ma dare la possibilità all'intera regione di poter contare su un gioiello. Ancora una volta Rete 8 ha svolto il suo importante ruolo di informazione della popolazione nel pieno di un'emergenza. Abbiamo avvertito il dovere di mettere in contatto diretto i cittadini con chi è in prima linea per combattere la battaglia contro il coronavirus e così il professor Giustino Parruti ha raccolto l'invito di Paolo Castignani ad una serata speciale di Pronto Medicina Facile, nella quale sono state centinaia le domande pervenute per email e per telefono al dirigente dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Parruti non si è sottratto a nessuna delle domande del conduttore, a quelle del collega Fabio Lussoso e alle decine di persone che hanno telefonato e inviato email. Una mole talmente irrilevante di richieste che ha indotto Pronto Medicina Facile ad annunciare sin da ora un bis. Una nuova trasmissione è stata infatti fissata per venerdì prossimo, 20 marzo, nella quale avranno la priorità le decine di email e prenotazioni telefoniche alle quali non è stato possibile rispondere in diretta per problemi di tempo, nonostante le 2 ore e mezza di trasmissione. Ulteriori mail vanno inviate all'indirizzo salute@rete8.it. Il professor Parruti dunque ha fatto il punto sulla situazione dei ricoveri in Abruzzo, dei test con i tamponi, sulla sperimentazione di nuove terapie, sulla sintomatologia e sui comportamenti da adottare. Le mascherine si possono anche lavare, molte di queste mascherine si possono lavare. Il problema fondamentale è questo: quando lei ha usato la mascherina, se l'ha portata per un certo numero di ore, la superficie esterna della mascherina può avere accumulato, proprio per un'attività protettiva, una serie di particole che possono essere infette e che la mascherina ha evitato che raggiungessero le sue vie respiratorie. Quindi, questa è una cosa molto importante, quando si toglie la mascherina usata, bisogna, se la si vuole riusare perché ce ne sono poche, bisogna bonificarla, basta dare una spruzzata di qualcosa antisettico che non rovini il tessuto, la si può lavare e lasciare asciugare se è di tessuto che permette questa cosa. Chiaramente non posso dare una risposta di carattere troppo generale, però il criterio è quello che vorrei dare, cioè la mascherina, se la si riutilizza senza averla bonificata, può essere a sua volta un tramite ed è la ragione per cui fino a poco tempo fa non l'abbiamo raccomandata. Invece è poco ma sicuro che la mascherina protegga quando indossata in un ambiente come il supermercato, perché ci protegge dalle secrezioni degli altri. Ok? Quindi questo è una cosa che dobbiamo dire con molta chiarezza, cioè la mascherina è protettiva.
in un ambiente come, in una condizione di distanziamento sociale come quella che stiamo vivendo. Chiaramente il suo uso non è facilissimo, perché se quella ha raccolto dobbiamo difendercene. Certo. E la replica della trasmissione di ieri verrà trasmessa sempre su Rete 8 oggi alle ore 21. Queste misure che sono state adottate dal governo, restrittive, questo paio di settimane in cui ci hanno privati di tantissime libertà, secondo lei, capisco che è un azzardo, può essere il periodo giusto per arrivare a vedere la luce del problema? Allora, per l'idea che mi sono fatto, io credo che ne occorreranno quattro. Per vedere, per dare una mano sostanziale, i cinesi ci hanno messo 4-6 settimane. E quindi il fatto che possiamo ottenere, con la diffusione che c'era stata in Italia, una contrazione radicale in solo 2 settimane mi sembra poco realistico, onestamente. Certamente è giusto che, il governo si è mosso, secondo me, in modo molto corretto in questa vicenda, perché ha proceduto per step e ha, preparato tutti noi a quello che poi era il provvedimento finale, cioè il blocco della circolazione per un periodo di tempo utile a vincere questa guerra. Ed intanto il mondo piano piano comincia ad accorgersi della gravità dell'emergenza. Dall'Australia, dove vive una nutrita comunità abruzzese, un noto canale televisivo, la SBS, manda in onda questo servizio. The nationwide lockdown in Italy due to COVID-19 has coincided with the start of the peak season for holidaymakers. On the Adriatic Sea, the city of Pescara relies heavily on the tourist dollar. Business owners are worried the damaging consequences of the virus may continue into the European summer. Day one of lockdown. Sembra che siamo in guerra. Se usciamo con le mascherine, in giro non c'è nessuno. Una situazione paradossale. Most restaurants have closed their doors, and those still open have enforced the strict 1 meter rule. In shops, only 2 people are allowed to enter at once. Residents knew it was only a matter of time, but still weren't prepared. I casi in questi giorni erano aumentati in Abruzzo, quindi era inevitabile. Non eravamo pronti, secondo me, qui in Italia a questo. Tonio Luzzi has 2 restaurants in Pescara and 1 in Milan. All are closed. Definitely the situation is pretty critical at the moment. I think we are in the next 7 days in the peak of this dramatic situation. The Esplanade is Pescara's biggest hotel with 150 rooms. Just 2 are occupied. Alfredo Di Tilio has worked there for 27 years and has never seen it this empty. Guardi, è un incubo. È una situazione surreale. Like so much of the Adriatic coast, Pescara's economy relies heavily on tourism. But with the lockdowns coinciding with the start of the peak season, the forecasts are grim. Continua ad esserci l'estate a forte rischio. And while Italy's richer regions of the north could eventually bounce back, it's a different story for the south. The most difficult part for Italy will be for the 3/4 of the rest of Italy, especially center and south, that it will take longer time to restart. The lasting effect of unprecedented lockdowns. Hermione Kitson, SBS World News. E i contagi anche qui da noi aumentano a vista d'occhio. Comincia ad emergere concretamente la preoccupazione dei posti letto di terapia intensiva, che soprattutto a Pescara potrebbero esaurirsi a breve, mentre in alcune località, in particolare Penne d'Elice nel Pescarese e paesi della Valfino nel Teramano, si registra una diffusione rapida e massiccia del virus ed arrivano i primi decessi. Cresce la preoccupazione a causa dei diversi casi di contagio che si sono verificati sulla vallata del Fino. L'emergenza sanitaria è stata al centro di una lunga videoconferenza di coordinamento, fatta alla presenza di tutti gli attori istituzionali, sanitari e del presidente della Regione Marsiglio. Condizioni di difficoltà su cui i sindaci e il presidente della provincia hanno chiesto la chiusura dell'area e l'accelerazione degli esiti degli esami effettuati sui tamponi ancora da effettuare. Ciò al fine di arrivare subito alla reale ed effettiva situazione del contagio, che già ora nella zona è decisamente pesante e che non può essere sottovalutata. Con i sindaci di tutta la vallata, quindi 6 comuni che sono Castiglione, Messerremondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice e Castilenti,
Stiamo chiedendo da giorni un'attenzione maggiore per quest'area affinché si adottino dei provvedimenti più restrittivi che ad oggi noi sindaci non possiamo fare, ma abbiamo rivolto un appello al presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio affinché trovi il modo e l'opportunità di fare lui come regione un atto di restrizione sulla scia di quello che è stato fatto in Campania dal presidente della regione De Luca, dove ha appunto fatto un'ordinanza per chiudere in entrata e in uscita il traffico delle persone di un comune in particolare dove ci sono diversi casi, che è quello di Ariano Irpino. Quindi abbiamo chiesto in modo forte e in modo accalorato al presidente Marsiglio un'attenzione che vada verso questa direzione, cioè di valutare appunto di chiudere quest'area per il bene dell'intera provincia di Teramo e della regione Abruzzo, perché ad oggi dove si concentrano i più casi è quest'area, che nonostante ha pochi abitanti ma fino adesso conta ben 11 casi accertati. In più abbiamo confinante il comune di Penne, dove i casi di positività sono a decine. Con il loro grande impegno, professionalità e generosità nel soccorrere e curare migliaia di pazienti infetti dal Covid-19, hanno guadagnato da subito la riconoscenza, la gratitudine degli italiani. Stiamo parlando dei tantissimi medici e infermieri impegnati da settimane a contrastare gli effetti del coronavirus. Il Paese è profondamente grato, riconoscente, per tutto ciò che stanno realizzando in questo momento così delicato. Con l'arrivo del coronavirus, l'opinione pubblica ha preso coscienza delle precarie condizioni di lavoro dei medici ospedalieri. Dal 21 febbraio scorso sono protagonisti di rinunce, come ad esempio la revoca delle ferie o il blocco dei riposi e la possibilità di lavorare ininterrottamente fino all'arrivo di un collega per il cambio. E tra i tantissimi medici impegnati da subito a combattere l'infezione, c'è anche un giovane medico originario di Montesilvano, Alessandro Di Filippo, laureato da circa 4 anni all'Università di Medicina di Chieti, specializzando in infettivologia presso l'ospedale San Matteo di Pavia. La sua storia è emersa quasi per caso grazie ad una foto pubblicata sul sito di Rete 8. Il papà Filippo, nel vedere la sua immagine, ci ha contattato per segnalarci che in quello scatto è ritratto tra gli altri proprio un giovane medico irriconoscibile nella particolare protezione anticontagio. Il giovane più alto è il dottor Alessandro Di Filippo, da settimane impegnato insieme ai suoi colleghi, con tutte le sue energie senza badare ad orari e turni di riposo, in prima linea contro la sciagura del Covid-19. Signor Filippo, lei da genitore, da padre, oltre all'orgoglio immaginiamo di vedere un figlio laureato in medicina e subito così a disposizione della collettività, anche un po' di apprensione, sì. È vero? Beh, certo che sì, purtroppo trattasi di un... adesso io quello che ne posso capire... Trattasi di una situazione piuttosto nuova e quindi, diciamo, imprevedibile. Sicuramente. Grande apprensione, signor Filippo. Riesce a sentirlo quotidianamente, Alessandro? Ma no, purtroppo no, assolutamente no. È impegnato in turni massacranti, quindi no. Quindi praticamente ci sentiamo pochissimo. L'ultima volta che ha sentito il dottor Alessandro? È stata praticamente quasi 2 settimane fa. L'unica cosa che posso dirvi è che era così stanco che parlava a malapena, riusciva a parlare a malapena. Quindi. Riusciamo a capirlo. Sapere che molti italiani sono grati, hanno espresso in ogni modo il loro ringraziamento, la loro riconoscenza verso gli operatori sanitari che in questo momento così difficile stanno dando proprio tutto, sì, oltre alla professione e il cuore. Che cosa, ecco, qual è il sentimento che le viene di descrivere, signor Filippo? Ma assolutamente, assolutamente. Senza loro sarebbe veramente... veramente un'ecatombe, sarebbe veramente, ma io parlo di tutti, non solo quelli che sono in prima linea, ma anche tutti gli altri, dai medici di base ai volontari, cioè, una risposta veramente, veramente incredibile e inaspettata, per la verità. Io non pensavo ci fosse una mobilitazione così forte.
Alessandro, aggiunto infine il padre, è un giovane abruzzese di Montesilvano che ha scelto di perseguire una professione difficile e rappresenta motivo di grande orgoglio per i suoi genitori, fratelli, parenti e di tutti coloro che lo conoscono. E intanto, per arginare la carenza di medici, è stato disposto che la laurea in medicina sia definitivamente abilitante alla professione medica. È questa una delle principali novità introdotte dal decreto Cura Italia approvato il 16 marzo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Sindaci in prima linea, pronti a difendere il loro territorio, ma soprattutto a richiamare i propri cittadini ad adottare un comportamento corretto. Sociologo con una vasta esperienza, seppure indiretta nel mondo della sanità, il sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci ha spiegato in maniera semplice la diffusione del virus tramite lo scolapasta, poiché non tutti, ha detto, hanno ben capito l'importanza di assumere comportamenti corretti per evitare la diffusione dello stesso, mettendo a repentaglio la salute propria e altrui. Il primo cittadino ha postato sulla sua pagina Facebook un video tra una raccomandazione e il punto della situazione, ha spiegato la diffusione del coronavirus con questa metafora e si congeda così: al momento più che distinti, distanti saluti. Cari cittadini, oggi ho inteso farvi vedere una particolare azione per farvi capire così come bisogna combattere il virus. Questo è un colapasta. Immaginate che sono 5.900 famiglie, quindi questo è San Giovanni Teatino, e ogni famiglia che rimane a casa tappa un buco. Se tutte le famiglie tappano i buchi, il virus rimane al contenitore. Se invece le famiglie non rimangono a casa, il virus cade, lo raccogliete e lo porterete a casa delle persone che non possono assolutamente entrare in contatto col virus, quindi i nostri cari, gli anziani, i soggetti a rischio. Questo esempio vale per farvi capire anche che la ASL chiedi che ci ha comunicato i casi che sono isolati attualmente a San Giovanni Teatino. Sono 6. Uno ha già finito, anzi 2 hanno finito, uno ha finito ieri, il 15 marzo, uno finisce domani, 17 marzo, uno finisce giovedì, 19 marzo, e 2 finiscono il 23 marzo. Un augurio particolare ai 2 che finiranno il 23 di marzo. Quindi significa che la situazione di San Giovanni Teatino è sotto controllo, e tutto questo lo dobbiamo anche grazie alla vostra pazienza e alla vostra abnegazione per capire che questo virus si combatte così. Ovviamente l'amministrazione comunale ci ha messo anche di suo. Oggi parte il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, dovete contattare il medico curante, perché la Regione Abruzzo ha firmato una convenzione con i medici di base per aggirare, tra virgolette, le norme di privacy, perché questo prima non si poteva fare in quanto le impegnative potevano andare solamente in mano soggetto e portato in farmacia. Parte un accordo con la SGS, che è la nostra società privata, che riduce il servizio. Perché riduce il servizio? Perché mette in ferie alcuni dipendenti per evitare che in caso di contagio, quindi si contagiano a vicenda, rimaniamo senza chi fa la raccolta dell'organico, e questo genererebbe sicuramente un'esigenza ancora maggiore, un problema maggiore. San Giovanni Teatino sta combattendo e voi dovete fare la vostra parte, noi la nostra. Tenete duro e statevela a casa. Cari pescaresi, ancora una volta il sindaco di Pescara Carlo Masce fa un appello ai pescaresi. Durante un sopralluogo con la polizia municipale lungo la riviera si rivolge proprio a coloro che con troppa disinvoltura frequentano il lungomare la strada Parco. Non è tempo dello struscio, dice Masce, ma di dare una grande prova di responsabilità. Diversi telespettatori, per la verità, ci hanno segnalato la presenza di più persone insieme a passeggiare sulla riviera, alcuni anche con i passeggini. Cari pescaresi, la riviera è uno dei simboli più forti della nostra città e il sole di questi giorni difficili è un grande richiamo a godere le bellezze della vita. Ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare la situazione in cui ci ritroviamo per l'epidemia di coronavirus. Non possiamo scambiare il diritto a uscire per qualche minuto di casa con il privilegio di poter fare quello che era normale in giorni normali. Non stiamo vivendo giorni normali e non è possibile illudersi che sia così. Vi esorto pertanto a non frequentare in maniera così disinvolta la riviera e la strada Parco, perché va assolutamente rispettato il divieto di non frequentare altre persone, proprio per limitare i rischi di diffusione del virus. Non si può uscire né incontrarsi in gruppo. Vi richiamo al senso di responsabilità.
che mai come in questi momenti è indispensabile nel guidare le nostre azioni per la nostra e l'altrui salute. Il mare e la spiaggia restano lì, ci aspetteranno, ma ora bisogna ridurre al minimo le uscite, se non per necessità, lavoro, spesa, farmacie o emergenze sanitarie. Se c'è chi ne approfitta per fare chilometri solo per permettere al proprio cane di espletare i bisognini, deve capire che la situazione è comunque seria e che per combattere la guerra contro il virus non occorre la furbizia, che poi furbizia non è, ma semplicemente il buon senso, anche perché la polizia municipale sta effettuando continui controlli. Gli agenti di polizia municipale stanno facendo il possibile e l'impossibile per controllare il nostro territorio, con turni continui e intensi. Come sindaco non posso che assicurare una più stretta sorveglianza sulla riviera e sulla strada parco, contando sull'intento dissuasivo. Chi tenterà di giustificare la presenza fuori casa con motivazioni voluttuarie sarà denunciato penalmente, così come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su questo sarò inflessibile. Deve passare forte e chiaro il messaggio che questi non sono i tempi dello struscio. Cari pescaresi, preferisco per ora credere nel buon senso di voi tutti. Diamo prova di maturità, di responsabilità e di unione. Dobbiamo farcela e ce la faremo. E a fine settimana poi la notizia che da giorni si attendeva, la firma dell'ordinanza di Marsiglio che istituisce la zona rossa su 6 comuni in Abruzzo, da dove non si potrà né entrare né uscire. Il presidente Marsiglio ha comunque firmato e quindi si è pronti in questi territori. Allora è così, la firma è arrivata, cosa si sa di più? Da parte del Presidente c'è stato un atto di grandissima responsabilità, un atto, un'ordinanza condivisa con i sindaci della zona, sia della Val di Fino che della zona del Pescarese, e quindi del comune, della provincia di Pescara è stata inserita solamente il comune di Erice, e quindi una volta emanata l'ordinanza, anzi prima di emanare l'ordinanza, il Presidente ha mandato la bozza dell'ordinanza al Governo. Sono passate 2 ore, se ricordo bene. A quel punto il Presidente, non avendo ricevuto alcun tipo di risposta, ma non per mancanza di volontà penso, ma perché i tempi sono quelli che sono e c'è tanto da fare, il Presidente, ripeto, con grande audacia ha mandato avanti questo decreto, questa ordinanza, che penso sia voluta dall'intero territorio interessato. Sì, c'era stata una richiesta specifica nei giorni scorsi da parte dei sindaci di quel territorio. Nel comunicato stampa diramato poco fa proprio dalla giunta regionale, Marsiglio ha detto che il supporto scientifico c'è, perché sono le stesse ASL ad aver documentato la situazione, e che per quanto riguarda la sorveglianza vedremo in che modo saranno presidiati questi comuni. Si rischia l'effetto domino, cioè che altri sindaci, altri territori chiedano la stessa cosa? Potrebbe accadere quello che lei ha appena detto, però vorrei essere ancora più chiaro in merito all'ordinanza. L'ordinanza è stata emanata dal Presidente dopo che in questi giorni ci sono state diverse conference call con i sindaci, alla presenza dei 2 direttori generali delle ASL interessate, Teramo e Pescara, alla presenza dell'assessore Nicoletta Verì e anche del dirigente del pronto soccorso, il dottor Albani. Quindi c'è stata una commissione tecnico-scientifica, come diceva lei, che ha dato l'ok perché c'erano i presupposti, anche i dati epidemiologici dicevano questo, cosa che invece non è avvenuta per il comune di Penne. Vogliamo chiudere questo diario di bordo con alcuni contributi di riflessione e di speranza carpiti dal variegato mondo dei social, che, quando è possibile, sa trasformarsi anche in un bel posto per l'ironia e la genialità prettamente italica. Ciao ragazzi, so che è un po' da egoista, ma non ce la facevamo più a sopportare lo stress, abbiamo trovato un volo da Roma, siamo andati via e mi dispiace. Ci vediamo tra 3 mesi. State attenti, state a casa voi e guaritevi. È tipicamente italiana, però è anche la nostra attitudine alla poesia.
Era l'11 marzo del 2020. Le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più. Ma la primavera non sapeva nulla. I fiori continuavano a sbocciare, il sole a splendere e tornavano le rondini e il cielo si colorava di rosa e di blu. La mattina si impastava il pane e si infornavano i ciambelloni. Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse. Era l'11 marzo 2020. I ragazzi studiavano connessi a G Suite e nel pomeriggio immancabile l'appuntamento a 3-7. Fu l'anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. Dopo poco chiusero tutto, anche gli uffici. L'esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini, perché non c'era più spazio per tutti negli ospedali e la gente si ammalava. Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire. Era l'11 marzo del 2020. Tutti furono messi in quarantena obbligatoria, anche i nonni, le famiglie e i giovani. Allora la paura diventò reale e le giornate sembravano tutte uguali. Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme, di scrivere lasciando libera l'immaginazione, di leggere volando con la fantasia. Ci fu chi imparò una nuova lingua, chi si mise a studiare e chi riprese l'ultimo esame che mancava alla tesi, chi capì di amare davvero separato dalla vita, chi smise di scendere a patti con l'ignoranza, chi chiuse l'ufficio e aprì un'osteria con solo 8 coperti, chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo l'amore per il suo migliore amico. Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno. Fu l'anno in cui si capì l'importanza della salute e degli affetti veri. L'anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l'economia andare a picco. Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti. E poi arrivò il giorno della liberazione. Eravamo alla TV e il primo ministro disse a Reti Unificate che l'emergenza era finita e che il virus aveva perso. Che gli italiani tutti insieme avevano vinto e allora uscimmo per strada con le lacrime agli occhi, senza mascherine e guanti, abbracciando il nostro vicino come se fosse nostro fratello. E fu allora che arrivò l'estate, perché la primavera non lo sapeva ed aveva continuato ad esserci, nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la paura, nonostante la morte, perché la primavera non lo sapeva ed insegnò a tutti la forza della vita. Sulle piattaforme multimediali impazzano le occasioni di incontro anche a distanza. Si parla, si beve perché no qualcosa insieme, oppure si canta, come ha fatto Antonio Dionisio, cantatore per appassione. Questo il suo omaggio alla terra d'Abruzzo. Tutte sfucele stellate, tutte stumare che me fa sognare. Let's do.